diamo un biscottino. Chi vuole questo biscottino? Kelly? Fonzi, vuoi un pezzetto? E ne mangio un pezzo anch'io, guarda. Buonissimi. Amici di Sulla Zampa, oggi prepariamo i biscotti per cani, ma anche per noi esseri umani. Li prepariamo in casa con ingredienti naturali e vi spieghiamo passo per passo come farli. Allora, oggi prepariamo i biscotti per cani, ma in realtà me lo sono mangiato anch'io, molto buono. Loro apprezzano, io ho apprezzato, anche perché sono fatti tutti con ingredienti naturali e che comunque troviamo in casa senza problemi. Insomma, non è che ci sono delle cose apposta che vanno bene solo per i cani o... No, in questo caso abbiamo la fortuna di poter preparare qualcosa che piace sia a loro che a noi, con degli ingredienti pensati un po' anche proprio per fare bene a loro. In questo caso utilizziamo non della farina normale di grano, ma della farina di avena, perché è più nutriente, contiene più vitamine, contiene anche più fibra, quindi è anche una farina che è indicata per cani in salute, non per quelli che magari potrebbero avere dei problemi intestinali. Quindi abbiamo della farina d'avena, per dare un pochino più di dente abbiamo dei fiocchi d'avena, 200 g di farina d'avena, 100 g di fiocchi d'avena, 120 g di burro a temperatura ambiente, tirato fuori dal frigorifero per riuscire a lavorarlo. Prima, per lavorarlo. 3 uova su questa dose, un pizzico di bicarbonato. Poi, visto che è un impasto sano e genuino dove noi non aggiungeremo sale, perché a loro il sale non fa bene, ma noi magari con una bevuta di birra o con un buon bicchiere di vino possiamo aggiungere all'impasto di prima, che sia per noi o che sia per loro, anche 50 g di formaggio, qualcosa di robusto, di sapido, quindi un parmigiano reggiano piuttosto che magari un pecorino. Sì. Per avere poi con questi stampini fantasia la possibilità di realizzare dei biscotti che vanno bene sia per loro che per noi. Perfetto, e allora iniziamo a prepararli. E vai. Allora, adesso passiamo alla parte più forzuta. Adesso mi metto il grembiule anch'io, e così vai. Magari, eccomi qua. Che ti faccio fiocchettino dietro. Eccomi, con un bel cagnolino, biscotti per cani, ovviamente, così anch'io sono pronta. Giusto. Ok, l'impasto è pronto, l'abbiamo lasciato riposare. Esatto, l'abbiamo lasciato riposare una mezz'oretta in frigorifero, un ambiente freddo. Chi non ha tempo magari lo può mettere anche in congelatore, 5-10 minuti, poi tirarlo fuori. Questo serve per aiutare comunque da lasciare all'impasto il tempo di amalgamarsi bene e anche di, come devo dire, risolidificarsi un pochino, proprio perché trattandosi di un impasto analogo alla pasta frolla, il burro deve risolidificarsi un po'. Allora, questo impasto qua è un impasto un pochino più duro della media e proprio per aiutare chi eventualmente volesse rifarlo a casa ho pensato che è bene utilizzare della carta da forno su cui andare a spianare l'impasto. Questo perché l'impasto di per sé è relativamente appiccicoso, ma oltre a quello normalmente se noi andassimo a spianare un impasto come si fa solitamente utilizzeremmo della farina. Quella farina aggiunta all'impasto va a scompormi le dosi, gli ingredienti di prima e quindi più io vado avanti a stenderlo e a infarinare sotto, più modifico l'impasto, lo rendo anche duro e quindi di fatti altero la composizione proprio della mia ricetta. Invece questa è una buona soluzione. Esatto. Adesso io naturalmente sono avvantaggiata, ho questo mattarello di marmo che è sempre, come dico, un ottimo, bello potente argomento di discussione. In una discussione è sempre molto efficace. Diciamo che bisognerebbe sempre tenerne uno in casa. Esatto, a portata di mano. Esatto. Intanto qui c'è curiosità nell'aria, vero Bess?
si sente che c'è qualcosa di buono che sta nascendo qua. Non deve venire sottilissimo. Non sottilissimo, adesso se io apro vedo comunque quanto sta venendo regolare. Io attraverso la carta riesco comunque a vedere lo spessore, utilizzando anche la carta. In questo caso non è tanto uno spreco, però io non ho praticamente nemmeno bisogno di rivoltare la pasta frolla, cosa che invece solitamente per lavorarla e stenderla bene è necessario. Io semplicemente stendo il mio impasto fino alla consistenza, allo spessore desiderato. Tenete conto che essendo un impasto abbastanza duro, tiene anche molto bene la forma. Mettiamoci tanto amore. Esatto. Bene, adesso abbiamo disposto i nostri biscotti su una teglia con un po' di carta da forno. Essendo un impasto grasso si potrebbe fare anche a meno, però visto che l'avevamo qua l'abbiamo riutilizzata. E andiamo a mettere, seguitemi ragazzi, i nostri biscotti in forno a 180 gradi. È un impasto che ha bisogno di un po' di tempo di cottura, a una temperatura non troppo alta, 180 vanno bene, tenete conto appunto mezz'ora. Un classico frullino, una classica pasta frolla ci impiegherebbe un quarto d'ora, 20 minuti, loro un pochino di più. Faccio quelli al formaggio. Quelli al formaggio con questi stampini piccolini che non sono esatto. Da cani, perché questi sono per noi. Sì, ma giusto per rendersi conto di quella differenza, anche se poi ecco. Di differenza proprio non ce n'è. Per cui vai, fammi tanti bei fiorellini che poi ce li si possono mangiare sia così che poi anche con una fresca farcia di formaggino morbido ed erba cipollina fresca. Allora, abbiamo tirato fuori dal forno la prima infornata di biscotti, qua si vede il loro colore che hanno, devono essere giusto un pochino dorati. E adesso prepariamo qualcosa che piaccia anche a noi e che andrebbe bene solo per noi, ossia un po' di formaggino morbido con un pochino di erba cipollina, e con questo poi andremo a farcire i nostri biscotti che si accompagnano molto bene con una bevuta di birra oppure con una bevuta di vino. Quindi stesso impasto, biscotti per cani, biscotti per umani. Esatto, ricordandoci che per quanto a loro questo biscotto farcito piacerebbe tantissimo, a loro non va bene perché l'erba cipollina fa parte delle agliacee e l'aglio e la cipolla non vanno bene, né crudi né cotti da dare né ai cani né ai gatti, men che meno tra altre cose ai gatti, perché può provocare un'anemia pericolosissima. Quindi questa buona cosa qua la ce la teniamo solo per noi, oppure alternativa, giusto un po' del formaggio senza l'erba cipollina ai cani. E allora adesso siamo a fine puntata, i nostri biscotti sono tutti pronti, direi che possiamo dare il via al nostro happy hour dog party. Esatto. Ok, ci prendiamo la birra. Cin cin. Buon appetito, salute. Assaggio però, eh? Sì, sì. Chi vuole un biscotto, ragazzi? Oh, eccola qua. Guarda che c'è Kelly qua che sta aspettando. Kelly? Yes. Vieni qui. Kelly? Oh. Ehi. Ah, ok, Fonzi. Pezzettino? Dai, pezzo, spezza. Perfetto. Mangia. E adesso ne assaggio uno anch'io. Con il formaggio e l'erba cipollina. No, ragazzi, questo è mio però, eh? Molto buono. Ottimo.